We put di carta, con una carta speciale che si dissolve, scrivere un proprio dolore, con l'idea che nel momento in cui il dolore viene messo, cioè scritto sulla carta, la carta si scioglie e il dolore sparisce, quindi un rituale zen in qualche modo. Lui ha realizzato nel 2003 nella scheda, dove lui praticamente rappresenta 12 cieli esattamente allo scacco della mezzanotte del giorno prima di un evento drammatico come Hiroshima, Baghdad e cose varie. Quindi qua diciamo che la cosa è di poter dire solo con l'arte per andare avanti e indietro nel tempo. Quindi con questa serie lui va indietro nel tempo e permette a noi di essere in qui e ora, in cui il cielo era osservato sia da chi sarebbe morto senza saperlo, sia da chi era il carnefice e aveva le idee ben chiare. E questo lavoro è in linea con questa performance che andremo a fare il 19 di ottobre, giovedì prossimo, allo Stato delle Terme di Caracalla. Sì, no? Invece in quel caso è il percorso opposto, perché avremo 1000 candele che vanno a rappresentare il cielo esattamente come sarà tra 100 anni. Quindi l'idea è di dire con l'arte di andare avanti e indietro, quindi in quel caso dare la possibilità nel qui ora di vivere un momento che nessuno di noi potrà vivere. Quindi è una struttura in fibra di carbonio molto leggera, la scritta è illuminata e poi alimentata dal drone che è stato fatto costruire apposta. La frase è la citazione del film La Haine di Kassovitz, Jusqu'ici si tout va bien, e quindi l'idea è anche qui, fino a qui tutto bene, siamo nel qui ora, non sappiamo quello che succede dopo, quello che è successo è andato. E l'idea è, in realtà è anche di invitare, cioè diciamo portare l'opera d'arte fuori dal museo, nel senso che l'idea poi è di poter fare questa performance in più situazioni esterne, quindi le persone, chiunque può vedere questo oggetto volante, quindi anche un po' un'apertura verso tutti, non cioè, il museo per gli addetti ai lavori, per chi poi conosce il linguaggio dell'arte e via dicendo. Poi si consegue, il resto appena sono arrivati quei giornalisti faremo un volo, un tour, vedere come funziona. Sì, sì. Qua ha fatto anche qua un lavoro di scavo nel tempo, nel senso che lui cosa ha fatto? Invece di usare la tecnica del collage, fa il percorso inverso, diventa quasi uno scavo archeologico, perché lui tiene la rivista intatta e poi scavando va a trovare all'interno della rivista l'immagine che diciamo che ha più risonanza con l'immagine di copertina, per andare a creare una storia che non è mai esistita. Quindi c'è sempre un contrasto molto forte, abbiamo Lucia Bosè, il numero di storia di usata che parla delle armi segrete di Hitler. Sono un artista concettuale. È un artista assolutamente concettuale, in Francia è molto noto, ha inaugurato da poco la Biennale di Lione con la performance questa per l'appunto delle candele. Be careful, or it's, you know, it's an invitation to say that the world is different, you can be happy, you can be worst, we don't know, but something can happen. It's exactly the same for cinema, for remote cinema, with Star Wars, with a fight with a lightsaber, but it's not exist. But in fact, the people are coming in the theater, and during 2 hours, they believe on something, you know. And for me, art, it's exactly the same. Thank you very much.
Ho detto 80.